questa sera in questo bellissimo locale. Beh, devo dire, io la consiglio a tutti perché si mangia benissimo, è un posto fantastico. Poi questa sera, come vedete, anche qua all'aria aperta, quindi voglio dire, il cibo è più gustoso con una bella arietta fresca. Poi abbiamo degustato, come potete vedere, un antipasto buonissimo, molto buono, con le verdurine. Poi dopo possiamo assaggiare anche un po' di salame, ovviamente casareccio. E poi niente, i primi piatti sono squisiti, dalla matriciana alla carbonara. Beh, voglio dire, ottimi tutto, anche i secondi, una bellissima grigliata di carne, voglio dire, contorni. Come vedete qua alle mie spalle c'ho il karaoke, quindi voglio dire, bellissima serata, vi aspetto tutti qua numerosi. Ringraziamo ovviamente i titolari, il nostro caro Alessandro e Tonino, che sono delle bravissime persone. Grazie a tutti, una buona serata e spero di vedervi qua. Ragazzi, buonasera a tutti, mi chiamo Lello, tante persone di voi mi conoscono già per diverse avventure di serate di carnevale. Ma la genialità è nata insieme a me. Bravissima! Ogni sabato puntualmente con le serate di karaoke facciamo divertire le persone. Dall'altra parte sono già che gridano perché hanno voglia di iniziare a cantare. Vi aspetto, chi di voi ancora non ha conosciuto questo locale ve lo posso consigliare perché c'è una buona cucina, ottima gente, un bel posto e poi con me vi divertite di sicuro. Grazie a tutti, un bacio. Qua a mangiare questa sera siamo turisti, siamo dalla Francia, dal Piemonte, qua la Calabria ci piace tantissimo, il mare è bellissimo soprattutto dalle parti di Catanzaro Lido e abbiamo passato una bella giornata qua stasera e volevo ringraziare tutti quanti e l'ospitalità calabrese e grazie di tutto, viva la Calabria, ciao! Ale! Burdello! Faccia tutta compagnia, tutta la Calabria. Okay.
scenderà. Che ha mangiato di buono? Quello che hanno portato. La pizza? La pizza al metro? Buonasera. Ha mangiato bene? Benissimo, benissimo. Siete bravi. Da dove viene? Da Roma. Ma da Roma città? Roma Aurelio. Okay. Che cosa ha mangiato a parte la pizza? Ho mangiato la pizza, ho mangiato le crispelle qui calabresi, ho mangiato le braciole, tutta roba calabrese buonissima, che ormai non si trova più a Roma. Come si chiama? Io sono Alessandro. Diciamo, la titolare è la mia ragazza, si chiama Virgilia. Io le do una mano nella gestione del locale. Lei mette tanta passione in quello che fa? Ho sempre fatto questo lavoro, l'ho fatto sempre per gli altri, però mo da un anno a questa parte lo sto facendo per me. E quindi mettiamo tutte le nostre esperienze, le nostre a disposizione dei clienti. Cerchiamo di soddisfare vari tipi di clientele, sia quelle che preferiscono più una cucina tipica, una cucina rustica, che una cucina un pochettino più particolare. Anche la pizza, ci siamo impegnati tanto per la pizza, facciamo una pizza con una lievitazione 24 ore, vorremmo farla ancora meglio, ma ci dobbiamo ancora attrezzare, perché per fare una pizza ad esempio con lievitazione 48-72 ore avremmo bisogno di più spazio che al momento ancora non abbiamo. Però ci difendiamo abbastanza. Allora, noi come specialità abbiamo il nostro antipasto del Monaco, che viene servito iniziando con una tavolozza di verdure, vari tipi di verdure grigliate e delle giardiniere che facciamo noi. Poi ci sono delle braciole di carne, di patate, crespelle di patate e frittelle di zucchine, questo come fritto. Per passare poi ai caldi, che in base al periodo può essere la trippa, il soffritto di maiale al sugo, la parmigiana o involtini di melanzana, e insalata di pollo, ad esempio questa sera c'erano patate e peperoni, fagioli saltate con la salsiccia, e è un antipasto che già solo quello è una cena, è tutto da provare. Per passare poi alla carne, che è quello su cui noi puntiamo maggiormente, partire dalla fiorentina, filetto, la tagliata completa con pomodorini, rucola e grana, rollè di maiale con salsiccia, sulla carne abbiamo varie alternative, ma anche sui primi, molti primi li facciamo noi, la pasta fresca, scilatelle, taglierini, la lasagna, la pasta sfoglia la facciamo anche noi. Quindi cerchiamo un po' di farci tutto come se fossimo a casa. Antonio, ce l'ho tutti qua, sono venute in ferie e ce l'ho tutti qua. Come ha mangiato? Bene, sì. E lei ne ha parenti all'estero? Eh? Ha parenti da salutare? Abbastanza. Parenti da salutare? No, non nessuno, la figlia l'ho qua. Quindi li avete tutti vicini? Bene. I nipoti fuori, sono tutti qua. E la musica le piace? Sì, sì. Ok. Che cosa ha mangiato di buono? Allora, dall'antipasto calabrese, buonissimo, alla pizza, ottima. Quindi lei non è di qua? Di Miuso. Ah, è di qua. Vivo in Valle d'Aosta. Ah, ecco. Si sentiva, infatti. La pizza non c'è.
Buonasera. Buonasera. Che cosa hai mangiato di buono? Ho mangiato la pizza Vesuvio questa sera. Buonissima, una pizza con la forma del vulcano, quindi... Oh. Ma era piccante? No, 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 era normale, dolce. E l'antipasto l'ha preso? No, solo la pizza. Ed è la prima volta che viene qua? Sì, in questo locale sì, la prima volta. E la musica? Che dice della musica? Le piace? Sono fantastici. Sono simpaticissimi, bravi e ci fanno passare una bella serata in compagnia. Ok, ma lei di dov'è? Io sono siciliano, sono in vacanza. Quindi le piace la Calabria? Sì, è molto bello qua. È stato piacevole, una vacanza piacevole da queste parti. Dove è stato di bello qui in Calabria? Qui un po' in zona, delle parti di Tropea, un po' vedere le spiagge, molto belle. E ora, fine delle vacanze, domani si riparte. Quindi buon viaggio. Grazie. Sto mangiando la tagliata, rucola e grana con le patate. Ha già assaggiato oppure no? L'antipasto, sì, l'antipasto ottimo, ottimo. Quindi c'è la musica. Le è piaciuto molto quindi l'antipasto? Sì, sì, si mangia abbastanza bene. Dobbiamo dire che il locale... Allora, ci scusiamo per questo inconveniente che c'è stato. Infatti c'è della musica, c'è tanta gente che si diverte, che sta bene in un clima tranquillo. Chi è tuo padre? Il cantante Romolo. Romolo? Sì. Che genere di musica canta? Anni 70, dai New Trolls, i Pooh, le Orme. E il suo preferito sai chi è? Credo che c'è una canzone in particolare che la dedica sempre a mia madre, di Gino Paoli. E qual è? Una lunga storia d'amore. Bello, è romantico quindi. E poi mi fa rivivere, ma senza un perché, ma un giorno poi ritorna qui. A lei che musica piace? Musica hip hop. E qualche cantante? No, Rihanna. E oltre a Rihanna? Altre adesso non me ne vengono in mente. Un altro? Beyoncé, vero, giusto, Beyoncé. E altri generi che le possono piacere? Musica classica italiana. Italiana, diciamo, italiana anni 80, 90, disco music. E lei è romantica, le piace ascoltare musica di questo genere? No? Sì. Dicono che somiglia a Richard Gere. Sono tutti ciecati. Sono ciecati. Edoardo Costa è vero, sì. Edoardo Costa sì, un pochino sì. Un pochino, là. Quando ero giovane sono invecchiato. Vabbè. Ma sono mio un vecchietto. Che musica le piace? A me nessuna. Nessuna? No. E questa sera allora non si diverte? Purtroppo sono anche ingrassato in Calabria. Si mangia sempre, si mangia. Si mangia bene in Calabria. Sì, diciamo di sì, dai.